Avevamo detto che Pistoiese-Olbia era gara delicata e gara da vincere per gli arancioni. I motivi semplici. Troppo tempo era trascorso dal 9 marzo quando la Pistoiese, battendo il Cuneo per 1-0, ottenne l'ultima vittoria casalinga al Melani. Dopo sono state disputate 4 gare nello scorso torneo e altre 4 in questo, con solo 3 pareggi e 5 sconfitte davanti al proprio pubblico. Quindi va bene squadra in costruzione, squadra giovanissima, ma è il momento di accelerare, tenendo anche conto del fatto che proprio contro l'Olbia, l'avversario di turno, che tra l'altro prima della partita aveva lo stesso punteggio della Pistoiese, vale a dire 7 punti in classifica, nelle ultime 3 visite in Toscana i galluresi erano sempre riusciti a portar via l'intera posta, vale a dire 1-0 nel 2016-2017, 2-1 nel 2017-18 e 3-1 lo scorso anno. Mentre la Pistoiese, l'ultima volta che ha battuto al Melani l'Olbia, risaliva al campionato 76-77, sempre di C. Quindi, alla fine di una prova non brillante ma volitiva, è arrivata finalmente la prima vittoria interna di questo campionato, sfatando quindi, come detto, oltre al tabù Melani, anche quello dell'Olbia. Non c'è dubbio che in queste prime gare, che erano condite da una sola vittoria, i ragazzi di Pancaro abbiano espresso soprattutto due giocatori di ottimo livello e rendimento. Su tutti il portiere Pisseri, ed erano anni che la Pistoiese non aveva un guardiano di così sicure prestazioni, ed anche il giovane Ferrarini, che si è distinto ampiamente nelle ultime apparizioni. Poco può darsi. Fatto è che i cali di rendimento avvenuti nei finali delle ultime 3 gare erano costati punti. In certe situazioni è anche andata bene, nonostante l'ambiente arancione si lamenti per certi arbitraggi apparsi severi e poco equilibrati. La Pistoiese aveva raccolto solo 4 punti nelle ultime 5 prestazioni, mentre l'Olbia, gli ospiti, da parte loro, col pareggio in casa col Como, hanno ottenuto un solo punto e ben 4 sconfitte consecutive. Non è quindi che prima della gara le due formazioni viaggiassero nell'oro. Nessun problema per tutte e due le formazioni, che hanno in organico uno per parte, due giocatori, come si sa, di grande esperienza, Francesco Valiani nella Pistoiese e Francesco Pisano nell'Olbia, i due capitani, Valiani 40 anni, Pisano 33, Valiani 381 gare in A e B con 26 gol, Pisano 244 gare e un gol. Pistoiese che è scesa in campo con Pisseri, Terigi e D'Ametto, Camilleri, Navas e Bordin, Valiani, Spinozzi, Ferrarini, Falcone e Gucci. Non vi sono sorprese nelle formazioni, tra gli arancioni al rientro Cappelluzzo. Poche emozioni nei primi 10 minuti. Prima occasione per gli ospiti al 12esimo con un servizio di Lella per la corrente Pennington, il cui tiro non è granché. La palla esce radente al palo di sinistra, ma una grossa occasione sprecata dagli ospiti. Ferrarini al 14esimo tenta il tiro dalla distanza con palla in angolo, poi colpo di testa sul fondo. Pistoiese in vantaggio al 19esimo grazie a un calcio di rigore assegnato agli arancioni dell'arbitro Zamagni per un fallo di Gozzi su Falcone che cade in area, proteste sarde, ma Falcone trasforma in gol la battuta alla sinistra del portiere Van der Vante. Per Falcone il secondo rigore su 3 segnato quest'anno. La gara torna ad addormentarsi con i locali che arretrano il baricentro, Olbia pareggia al 39esimo con Lella che approfitta di una situazione di gioco confusa al limite dell'area con palle vaganti per battere poi Pisseri dopo essersi incuneato a centro area. Deve uscire dal campo per una botta subita alla testa da Metto al 44esimo, entra Mazzarani e questo per Dino Netto si saprà poi che è un infortunio piuttosto serio, infatti il giocatore è stato ricoverato al CTO di Firenze e dovrà essere operato a breve, fra pochi giorni, per fratture al volto. Una prima fase di gioco non esaltante dal punto di vista spettacolare, termina al 48esimo con un tiro di Pennington che non impensierisce Pisseri, 1-1 quindi all'intervallo, un bel colpo di testa di Gucci al quinto con palla servita lì da Ferrarini, la sfera esce di poco. Due munizioni tra il settimo e il nono, una per Mazzarani e una per Pennington. Al quarto d'ora iniziano i cambi. Nella Pistoiese Valiani, Bordin e Lamas lasciano spazio a Cerretelli, Vitiello e Stiepovic. Aumenta la forza in avanti, quindi. Mentre Filippi, tecnico dell'Olbia, manda in campo Berracchiotto al posto di Parigi. La Pistoiese raddoppia al 28esimo. È il secondo gol stagionale di Stiepovic, che porta a vantaggio le reazioni. Sarà il gol decisivo. Arriva al termine di un'azione condotta da Falcone sulla sinistra, con palla in area, per il tocco decisivo sempre di sinistro di Stiepovic, liberatosi bene sul secondo palo.
Pancaro manda in campo Bortoletti al posto di Falcone al 31esimo, una parata di Pisseri su palla battuta da calcio di punizione, Pistoiese che va vicino al terzo gol al 35esimo con un colpo di testa di Bortoletti su palla da punizione battuta da Cerretelli. Risponde bene Martin Vant. Poi conclusioni di Stiepovic al 36esimo, i sardi non riescono a recuperare. Questa volta la Pistoiese non è calata nel finale e gli scarsi 700 spettatori presenti hanno finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo, anzi un grosso sospiro di sollievo. L'incubo Melani è dissolto, ci sono state senz'altro gare migliori, ma quello contava. Vincere la gara in un sol colpo, sfatato il tabù Olbia, ricordiamo che i sardi avevano espugnato, come già detto, per 3 volte consecutive il Melani. Classifica migliorata con 10 punti e 11esima posizione. Prossimo appuntamento il posticipo di lunedì 14 ottobre a Pontedera, dove la Pistoiese sembra abbonata al pari.